saremo capaci di invocare la luce di Gesù. Ma una volta raggiunti dalla sua luce, dobbiamo anche seguirlo sulla strada di Gerusalemme, luogo del dolore e della gloria. In questa celebrazione salutiamo il nostro parroco. Viviamo quindi questa Eucaristia come un momento forte di preghiera. Preghiera di ringraziamento per l'opera compiuta da Don Fausto in questi anni e preghiera di intercessione perché possa continuare il suo ministero nella fede e nell'azione. E certamente questo è il regalo più bello che possiamo fare a Don Fausto. Iniziamo questo giorno di festa con il canto a pagina 106, Tu sei sacerdote in eterno. Thank you.
ascolta il grido della nostra preghiera, fa che tutti gli uomini riconoscano in Lui la tenerezza del Tuo amore di Padre e si mettano in cammino verso di Te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Profeta Geremia. Così dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni. Fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele. Dalla lettera agli Ebrei. Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. In tal modo egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche egli rivestito di debolezza, a motivo della quale deve offrire anche per se stesso sacrifici per i peccati, come lo fa per il popolo. Nessuno può attribuirsi questo onore se non chi è chiamato da Dio, come Aaronne. Nello stesso modo Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela conferì colui che gli disse: mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. Come in ogni altro passo dice: tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchisedec. È parola di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico, insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Siamo qui per darci saluto, ma penso che oggi il Vangelo venga proprio a proposito per chiedere anche noi, in questo momento di confusione, se possiamo dire di tenebra, che scende su questa comunità, perché viene a mancare il pastore, il sacerdote, e poi dietro non c'è nessuno. O meglio, si addosserà tutta la responsabilità a un unico sacerdote, Longino. Per cui, ecco, noi in questo momento così di trepidazione vogliamo chiedere al Signore: fa che io veda. Buttiamo via il mantello delle nostre preoccupazioni e attaccamenti e corriamo dietro a Gesù e possiamo dire: Signore, fa che io possa vedere chiaro nella mia vita, nella nostra vita, in questa comunità. Nella missione che mi hai dato, posso dirlo io al Signore: fa che io veda chiaro oggi e nel futuro. Fa che noi tutti insieme vediamo nella tua luce questo momento di saluto. Per parte mia, ricordo di aver iniziato il mio sacerdozio scrivendo sull'immaginetta della prima messa: grazie autem Dei sumitus sum, che tradotto in italiano la lettera dice: per grazia di Dio sono quello che sono, o ancora più breve: quello che sono è dono di Dio. E avevo aggiunto ancora una preghiera a Maria, dicendo: Maria, aiutami a costruire un tempio santo in ogni anima che mi sarà data, affidata. Nel primo pensiero mi sono accorto che il Signore ha fatto molte cose di più di quelle che pensavo. Perché mentre incontravo le persone, le famiglie, nei momenti lieti, nelle preparazioni al battesimo, la preparazione alla comunione, alla resa, oppure nella preparazione matrimonio, ecco, sentivo che si spalancava come un dialogo che non era di mio,
Maria diventava la sua presenza che consolava gli altri, quelli che incontravo. Per cui nel tuo Dio in queste occasioni ho visto che era più quello che ricevevo di quello che davo. Nel secondo pensiero chiesto a Maria di costruire il tempio santo in ogni anima che mi sarà affidata, forse era una richiesta troppo pretenziosa e non è che ho fatto grandi miracoli, per cui ecco, lascio nelle mani di Maria ancora tutti voi che mi seguono. Ricordo l'arrivo in questa chiesa 7 anni fa, ho guardato a lungo per Cristo che senza spine, senza corona, è dorato nell'espressione quasi di risorgere e di abbracciarci tutti, che è finita la paura, è finita il dolore, è finito l'esilio, come diceva anche oggi Isaia, che verranno momenti in cui ritornerai a ricostruire la tua casa, la tua pace, la tua gioia. Il volto di una persona viene attorno a Cristo, che secondo il pensiero di San Paolo diceva: voi siete pietre vive attorno a Cristo, voi formate una comunità, una chiesa, pietre vive l'una accanto all'altra, che possono portare avanti il messaggio del Vangelo. E allora oggi, rivedendo tutto questo, avendo visitato i luoghi santi in questi giorni, ho visto molte pietre, zone di pietre proprio immense. La guida diceva che la leggenda parla di un angelo che, portando 3 sacchi di sassi, 2 ne ha buttati giù lì e il resto l'altro sacco in tutto il mondo, per dire quante pietre. E quindi, guardando per quelle pietre, pensavo alle pietre di questa chiesa, ma lì è passato Gesù, qui, lì come uomo, che guardava, osservava, faceva miracoli, prodigi, dava conforto. Qui il Signore ripete la sua presenza, mezzo a loro. Questo pensiero mi ha sempre sostenuto in tutti i momenti, anche quelli più difficili in questi 7 anni. Non te posso dire con sincerità quello che ho già accennato prima, che devo dare un grazie a tutti quelli che hanno collaborato, a quelli che sono stati vicini e a tutti quelli che con la semplicità nella loro famiglia, nella loro sofferenza, mi hanno illuminato nel mio cammino e mi hanno fatto gustare la gioia di essere sacerdote e raccogliere le loro prove, le loro sofferenze, il loro esempio di pazienza e riportarlo qui sull'altare nelle preghiere. Era per me qualcosa di grande nella vita. E forse a casa poi sono andato ora dopo, come sono dimenticato, perché ho anche questo difetto alle volte di dimenticare. E quindi in questo momento rinnovo la mia preghiera di affidarmi a Maria, come l'ho fatto già nella chiesa dell'Annunciazione a Nazareth. Mi sono fermato davanti a quella casa grotta e ho fidato tutte le famiglie, specialmente quelle di difficoltà e quelle che ho unito davanti a quest'altare nel nome del Signore, quelle con le quali ho avuto contatto per dare il battesimo, la cresima, l'Eucaristia, e nello stesso tempo per aver salutato tanti, per accompagnarli alla casa del Padre. Ma ora rinnovo questa preghiera qui con voi, con la certezza che la materna protezione di Maria illumini e custodisca tutte le vostre famiglie, anche quella che nel giorno di parto verrà qui per pronunciare il proprio sì, iniziare una nuova storia. E ora, nel salutarvi, vi invito a rimanere uniti alle persone che verranno ad abitare qui, al parroco Don Gino e agli altri sacerdoti collaboratori, perché sono certo che il Signore ha preparato tante grazie misteriose per tutti. Sarà un momento di tenebra, ma noi come il cieco continueremo a gridare: Signore, fa che io veda oltre la prova del momento, oltre la difficoltà, e sappia accogliere la tua luce. E vorremmo che il Signore ci venisse incontro come ha fatto con il cieco e a dirci: va, cammina avanti, la tua fede ti ha salvato. Un'anima sola, come gli apostoli adunati nel cenacolo con Maria, sentiamo questa misteriosa presenza di Maria che vi guida a lui, l'unico che può fare.
a guardarvi con amore, raccogliervi, perdonare chi ha bisogno di perdono, benedire chi ha bisogno di benedizione e incoraggiare chi è scoraggiato nel cammino della vita. Così io continuo questa celebrazione, è l'ultima solenne, ma è l'ultima che verrà in questo per ciascuno di noi a dire: ecco, io voglio che tu veda, che tu cammini, che tu ti senta nella grande famiglia di Dio. La famiglia è destinata a rivedersi poi tutta nuova nella Gerusalemme del cielo, dove là potremo sempre dire grazie al Signore anche per le piccole o grosse prove che ci ha dato, ma attraverso le quali abbiamo incontrato Lui, l'autore della vita, che è colui che ci ha riscattati dal male e dal peccato e ci ha fatti diventare una grande famiglia. Sia lodato Gesù Cristo. La costruzione del regno di Dio, perché sia sempre caratterizzata dalla compassione verso gli ultimi, preghiamo. Signore, per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, perché nel difficile compito pastorale trovino motivi di fiducia di fronte alla generosa solidarietà missionaria testimoniata dall'intero popolo di Dio in questo mese missionario, preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Perché la famiglia partecipi alla vita e alla missione della Chiesa locale e universale, preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Perché la famiglia coltivi lo spirito missionario nel modo di impostare lo stile di vita e la stessa educazione, così da preparare il buon terreno per il seme della divina chiamata, preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Perché questa giornata missionaria mondiale, festa della cattolicità, possa renderci consapevoli dell'importanza della formazione e animazione missionaria di tutto il popolo di Dio, preghiamo. Signore, insegnaci. Sacerdote, voglio chiedere attraverso il sacrificio della mia partenza la grazia al Signore di dare nuove vocazioni, di chiamare nuovi giovani al suo seguito, di benedire tutta la nostra gioventù, perché si sentano compresi di questa gioia di annunciare il suo messaggio di pace e di amore, preghiamo. Signore, fa memoria del Signore risorto,
nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo, perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino di conosco il tuo sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti prese grazie con preghiera di benedizione, lo spezzò e i suoi discepoli si disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Come noi rivediamo i nostri debiti.
l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore,
Fermi un momentino. Prendo la parola a nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Il mio cuore è pieno di gioia vedervi qui oggi, così numerosi, per dare un saluto a Don Fausto che ci lascia. E per questo il mio primo pensiero è rivolto a voi come comunità. Vi ringrazio per la partecipazione. Ringrazio le autorità qui presenti, dal sindaco alle autorità militari, alle autorità religiose. E per ultimo, in questa mia introduzione, voglio ringraziare il coro che così ci ha accompagnato in questa celebrazione eucaristica. Il pomeriggio di una domenica di settembre di 7 anni fa faceva il suo ingresso nella parrocchia di San Valeriano Don Fausto Forlanese. Era il terzo parroco di questa giovane parrocchia, 30 anni di vita. Dopo Don Sante Gobbi, il parroco della costruzione del complesso parrocchiale, dopo Don Silvano Pozzati, il parroco del dialogo con i lontani e delle iniziative per incontrare la gente, Don Fausto Forlanese, il parroco della preghiera, della spiritualità. Così si esprimeva in una lettera l'arcivescovo Antonio Vitale Donato. Infatti l'hanno confermato. Don Paolo ha inculcato in noi il desiderio di preghiera, ha sviluppato il senso religioso della vita liturgica sacramentale con i suoi riti, le sue manifestazioni esteriori, sempre ricche di simboli e di attrazioni. Come si possono dimenticare quegli attimi di trepidazione quando in occasione del battesimo innalzava il cielo e presentava la comunità il parroco? Ha sviluppato un culto mariano, non solo con la recita del Santo Rosario nelle famiglie, nei borghi come espressione esteriore, ma soprattutto col suo richiamo a Maria in ogni omelia, in ogni circostanza favorevole. La sua spiritualità si manifesta nella carità, nella solidarietà con gli ultimi, i più lontani. Sempre in giro a visitare gli ammalati, gli anziani, ad interessarsi ai problemi delle famiglie. La canonica è sempre spalancata per tutti. La chiesa è aperta dall'alba alla tarda sera. Queste sue doti hanno fatto apprezzare prima l'uomo, poi il sacerdote e il parroco. Il parroco visto come guida spirituale della comunità, più che come organizzatore della stessa. Oggi noi siamo dispiaciuti doppiamente, sia perché ci lascia per andare a San Pier di Sonzo, sia perché non verrà a sostituirlo un nuovo parroco. Si apre per noi una nuova esperienza di una parrocchia senza parroco quale titolare fisso. Aumenterà la nostra responsabilità di laici impegnati a testimoniare la fede in Cristo. Abbiamo in questi ultimi mesi avvertito l'angoscia di Don Fausto per questa situazione, ma nello stesso tempo abbiamo apprezzato la sua fede nella provvidenza. Il suo sì al vescovo non è stato senza sofferenza. La sua docilità, la sua pazienza, le sue doti morali ci hanno convinto a non ribellarsi, ma a riconoscere il disegno di Dio per questa comunità e a collaborare perché la parrocchia continui ad essere il centro di preghiera, di solidarietà, uniti per trovare una soluzione ai numerosi problemi che si presenteranno. Oggi noi vogliamo esternare il nostro grazie a Don Fausto per tutto l'impegno da lui profuso a favore della comunità. Vogliamo testimoniare questo nostro sentimento con un presente semplice, ma significativo, pochi oggetti personali che nel segnare il tempo ricorderanno Don Fausto il nostro affetto. Abbiamo voluto inoltre venire incontro a un suo desiderio sottoscrivendo un'adozione a distanza presso la Caritas di Gorizia a favore di un giovane bosniaco perché possa superare la tragedia della guerra con il nostro aiuto materiale. Tale desiderio manifesta ancora una volta la generosità d'animo di Don Fausto, il suo amore per i sofferenti. A nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale ringraziamo tutti per la generosità dimostrata con la loro offerta. Un particolare ringraziamento ai gruppi, alle associazioni, al presidente dello Skating Club Guglielmo, al presidente delle ACLI Sinicropi. A tutti il nostro grazie di cuore per la sensibilità dimostrata. Don Fausto,
accolga i nostri sentimenti di stima e di riconoscenza a nome di tutta la comunità di San Valeriano. Un grazie sentito a nome di tutti i bambini che in questi anni si sono avvicinati a lei per la preparazione ai sacramenti. Un grazie da parte delle coppie giovani preparate con tanta passione e zelo con i corsi fidanzati al loro sogno d'amore. Un grazie da parte degli ammalati, degli anziani che oggi non possono essere qui presenti ma esprimono il loro dispiacere perché perdono un amico a cui esporre le loro ansie, le loro angosce, le loro sofferenze. La sua assenza si farà sentire soprattutto nelle loro famiglie. Prima di chiudere, la comunità di San Valeriano non può non esprimere un sentimento, un sentito grazie ai suoi genitori, Candida e Gioacchino, per quanto in questi anni hanno fatto per la stessa e che in questo suo continuo peregrinare sono i primi a risentire delle difficoltà, dato anche la loro non più giovane età. Grazie di tutto cuore, Don Fausto, e buon lavoro nella sua nuova parrocchia di San Pier di Sonzo. San Salvatore fa un presente a Don Fausto, ringraziandolo per quanto ha fatto per l'intera comunità. Spiegare che mi avete un po' preso un po' più profondo, solo voglio rinnovare il ringraziamento a tutti, al sindaco, alle autorità che sono venute, ma soprattutto agli amici del coro. Mi unisco già al ringraziamento fatto prima a nome del consiglio, ma anche a nome mio. E a conclusione io vi lascio in eredità il mio pensiero, il mio ricordo, così anche un profondo di riconoscenza nelle mie preghiere in ogni messa che celebrerò. Ho detto prima che man mano che passo le parrocchie aumentano le persone che io posso raccomandare al Signore con tutto il cuore. Ma concludo soprattutto con un piccolo gesto, ecco, di riconoscenza. La signora Lidia, la prima che ha lavorato in questi sensi. Ha iniziato con la prima chiesa, con Don Sante, e rimane ancora fedele con gioia quelle piccole servizi, quei piccoli servizi che può fare, a trovare la chiesa e raccogliere le offerte, ma soprattutto con tanto amore preparare l'altare per la messa. E lascio in eredità con stima e riconoscenza e con l'augurio di un buon cammino di fede nel Cristo risorto a un giovane nella comunità, a Pietro Becci. E questo quadro, voglio spiegare e mostrarlo a tutti, ricorda la chiesa di San Valeriano, a cui invito proprio di rimanere fedeli con il loro zelo, con il loro impegno. Quindi è un impegno che lascio di custodire questa chiesa.
Ad Uncino gli ho già portato un crocifisso da Gerusalemme, ma gli lascio la croce di questa chiesa. Al termine della messa siete tutti invitati presso lo skating per un ultimo saluto, una bicchierata in onore di Don Fausto. Grazie. Mi unisco al ringraziamento di Don Fausto per questa cara persona, ricordando altre due persone, o tre, Bruno Spessotte, o quattro, Renzo, l'elettricista, ti gradisca, la signora Cararo che è defunta e Angelo Sari che è defunto. Sono stati i primi fra i tanti che hanno dato una mano qua a quel prete che c'era allora per la costruzione e la formazione della parrocchia e della chiesa. Grazie. Numerosi anche i pellegrini sono stati come Terra Santa, di avere anche Don Gino, Don Sandi che ha iniziato questa chiesa e Don Gino che rimane a continuare questo impegno, questo lavoro e questa presenza nella vostra comunità. Quindi vi metto tutti in questa benedizione. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, allontani da voi ogni male, vi conceda i doni della sua benedizione. Amen. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate camminare nella via dei suoi precetti. Amen. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché diventiate coerenti della città eterna. Amen. E per l'intercessione della Beata Sempreversine Maria, di San Valeriano e di tutti i santi, stenda abbondante su tutti voi la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Una pace nel cuore, portatelo, datelo al Signore nelle vostre case. Rendiamo grazie a Dio. Concludiamo il canto, pagina 34, Santa Maria del Cammino. Thank you.
dorata. No, 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 dorata. Di Don Fausto è stato detto già tutto nella parrocchia appena conclusa quindi la messa, da parole dette da Don Gino. Io sarò brevissimo, mi limito a dire pochissime parole a Don Fausto. Don Fausto, come ha detto Don Gino, è venuto qui a San Valeriano circa 7 anni fa e noi come sodalizio sportivo di skating ci siamo trovati benissimo sin dal primo momento. C'è stato quel rapporto di amicizia, di stima, di collaborazione e Don Fausto per noi non è mai mancata la sua parola di conforto e di incoraggiamento, solo anche soprattutto per gli atleti, ma in modo particolare per le nostre famiglie, perché il nostro sodalizio è composto da tantissime famiglie. Noi ogni tanto ci troviamo qui quindi per fare una famiglia unica, perché oggi come oggi siamo convinti che i valori della famiglia, un nucleo familiare compatto, quindi senz'altro per i ragazzi che crescono quindi vanno meglio, sono meglio indirizzati. Noi pratichiamo quindi lo sport amatoriale e agonistico per i più grandi su questa piattaforma qui di pattinaggio. Lo facciamo da 20 anni, in luglio abbiamo festeggiato il 20° anno della fondazione. Questo grazie già a Don Silvano che c'era prima, che ha fatto costruire questo impianto, poi con l'apporto di Don Fausto abbiamo costruito questa sede sociale che ci troviamo ogni tanto con le famiglie. E Don Fausto ci è stato sempre vicino, nei momenti anche difficili, quindi ha avuto sempre una parola di conforto, di incoraggiamento. Noi ringraziamo Don Fausto per quello che ha fatto, per quello siamo certi che farà anche a San Pier di Sonzo. Io raramente mi commuovo, ma oggi durante la messa, durante la cerimonia di saluto, mi sono commosso come penso tutti gli altri che erano presenti. A Don Fausto noi facciamo l'augurio di continuare quindi il suo lavoro, siamo certi che farà come ha fatto qui a San Valeriano e i nostri ragazzi sono tutti dispiaciuti della sua partenza e in modo anche le famiglie. Ma Don Fausto è stato chiamato a svolgere un lavoro, un'altra parte, quindi è giusto che vada. Noi speriamo che, anzi siamo certi che con Don Gino quindi continuiamo quindi a avere quel rapporto di stima, di collaborazione e di amicizia, sia per quanto riguarda la parrocchia che per quanto riguarda le nostre attività specifiche sportive. Don Fausto, auguri da parte di tutti il direttivo, degli atleti e della grande famiglia del pattinaggio artistico, che si possa trovare così come si è trovato qui a Gradisca, anche a San Pier di Sonzo. Grazie per tutto quello che ha fatto per noi. Grazie a voi della vostra collaborazione e vi auguro un buon proseguimento, aumentando il numero e anche la gioia di stare insieme, come avete dimostrato tante volte, proprio gruppi di famiglie che si ritrovano qui accanto alla chiesa con i loro figli, per me è stato sempre motivo di grande consolazione. A Don Fausto diamo un presente in modo che si possa ricordare di tutti quanti noi. Noi siamo certi che Don Fausto rimarrà sempre nei nostri cuori, quindi, anche andando a San Pier di Sonzo. Grazie. E prego Don Gino se cortesemente vuole dire due parole, oppure no. Ma io saluto Don Fausto e lo ringrazio perché diremo parte, Gradisca viene privata di un, non solo di un parroco, ma di San Valeriano, non solo di un parroco di San Valeriano, ma viene privata di un valerissimo sacerdote e mio carissimo amico e collaboratore. E niente, vi auguro che continui a fare
prodigarsi come ha fatto fino ad oggi. E per quanto riguarda San Valeriano, Schetting, eccetera, farò del mio meglio, no? Per cercare, ecco, di collaborare e fare tutte quelle attività che non sarà possibile. Grazie. A Dondino, siamo il direttivo, tutti consegniamo una medaglia fatta coniare per la ricorrenza della fondazione del ventennale che l'abbiamo festeggiata nel mese di luglio scorso. Questa è una medaglia fatta qua. Si ricorderà la parola. Chiedo, il sindaco ha chiesto di dire, sarà brevissimo senz'altro. Visto gli interventi sono stati brevi, penso sia opportuno che anche il sindaco pro tempore del comune di Gradisca di Sonzo dica qualcosa, saluti in modo particolare Don Fausto e un buon lavoro anche per Don Gino che dovrà sobbarcarsi quella croce che è stata detta in chiesa, anche la croce di San Valeriano. Ho già avuto modo in veste ufficiale di salutare nel palazzo municipale Don Fausto assieme ad alcuni amici facente parte del consiglio pastorale. Con molto garbo il signor Fecchio, il dottor Becci mi hanno quasi violentato ad essere presente oggi qui ed era giusto che io oggi fossi qui presente, considerando il fatto che dovevo essere all'estero oggi, considerando il fatto che anche il 30 sarò ospite del Presidente della Repubblica Ungherese, certamente non potevo non mancare a questo saluto. Allora ho rinunciato all'uscita odierna. Mi spiace Don Fausto, ho già avuto modo di informarla che il giorno 30 non sarò ad accompagnarlo, ma probabilmente qualche assessore ben volentieri la seguirà in quel di San Pier di Sonzo. Quindi quelle parole che io le ho detto in comune gliele riconfermo qui. La comunità gradiscana le è grata per questo lavoro svolto in questi 7 anni a Gradisca di Sonzo. Lei cura le anime, l'amministrazione comunale cura le tasse, gli interessi e i soldi che deve giustamente amministrare. Quindi due compiti difficili, ma io sono più che sicuro che quando uno ci mette cuore, anima e passione, nulla pesa, nulla è difficile e assieme si può cercare di costruire un qualcosa di migliore per la nostra città. Quindi rinnovo nuovamente a nome dell'amministrazione comunale mio personale un caloroso ringraziamento per l'operato svolto e soprattutto un buon lavoro in quel comune che andrà a insediarsi dopo con il giorno 30. E vorrei terminare salutando tutti quanti voi, salutando le autorità che hanno ricevuto, che hanno voluto essere qui presenti oggi in questa giornata di saluto. Ma in Furlan si dice un gran saluto, mandi Don Fausto. Grazie. E anch'io rinnovo il mio ringraziamento, ma proprio di cuore a tutti. Ho visto che c'è il preside delle scuole, di scuola agraria, e c'è la direttrice della scuola, poi ho visto altri. Comunque ringrazio tutti, ecco, la vostra presenza e restiamo così, uniti in questa grande amicizia. No? Poi vado 6 km lontano, non vado all'estero, resto vicino. Tanti auguri, grazie. Tante pazienze. Ah, la nostra cavalla la già. C'è mio la beta, arrivederci.